Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Scipione per parlare della morte cardiaca improvvisa e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Allora, dottor Scipione, iniziamo subito con Mario di Falconara che dice: quando si ha un cuore con una funzionalità di pompa ridotta, quali rischi si corrono? Questa è una bella domanda. Immagino che il telespettatore si riferisca alla ridotta frazione di iniezione, che sostanzialmente significa che la forza contrattile del cuore è inferiore al normale. Diversi studi clinici ormai ultra trentennali hanno estrapolato il cosiddetto numero magico, cioè una frazione di iniezione inferiore al 30%, per alcune patologie anche inferiore al 35%, è di per sé stessa un marker di morte cardiaca improvvisa. È chiaro che una situazione del genere può derivare da varie cause, può essere la conseguenza di un infarto, quindi un infarto nel quale si è perso una parte consistente di muscolo cardiaco e quindi la funzionalità è inferiore a quella normale, o anche una cardiopatia dilatativa. Quindi diciamo sostanzialmente la frazione di iniezione, che è quella credo a cui si riferisse il telespettatore, è un marker estremamente importante, però non va sopravvalutato, perché anch'esso va poi unito alle altre situazioni: la coesistenza di aritmie non sostenute, la coesistenza di altri fattori di rischio, diciamo, non corretti, la patologia di base. Il tutto poi porta, diciamo, a sviluppare un marker di rischio. Però sicuramente una disfunzione ventricolare sinistra cosiddetta, cioè una frazione di iniezione depressa, per i numeri che ho detto precedentemente, è sicuramente un marker di pericolosità per la morte cardiaca improvvisa. Poi, dottore, abbiamo Sonia di Macerata, di Camerata Picena che chiede: è possibile valutare se si ha una predisposizione a questi tipi di rischi? Sì, diciamo che non l'ho detto precedentemente, approfitto della domanda magari per esprimere meglio il concetto. Per esempio, nel caso della sindrome di Brugada, che è un'anomalia genetica vera, si è però visto nel corso degli anni che purtroppo solo nel 30% dei casi di sindrome di Brugada l'analisi genetica ci dà una positività. E purtroppo anche la sola positività dell'analisi genetica non ci dice del rischio che il soggetto ha. Per cui sicuramente in alcune sindrome che hanno questo tipo di caratteristiche, che hanno una trasmissione autosomica dominante o anche recessiva, l'analisi genetica è estremamente importante. Per il resto vale il discorso che ho fatto precedentemente, quindi tutto il workup diagnostico precedente, l'elettrocardiogramma di base, la prova da sforzo, l'ecocardiogramma, fino via via ad arrivare fino alla risonanza magnetica, la coronarografia ed eventualmente anche allo studio elettrofisiologico. Ma quello che è importante in questi casi è la familiarità, quindi se c'è un familiare che ha sofferto di questo problema, familiare di primo grado, e i sintomi da non trascurare mai, che sono degli svenimenti improvvisi senza causa, oppure delle assenze, respiro stertoroso, tutti fenomeni che poi fanno alzare il livello di sospetto e portano poi alla diagnosi definitiva. Poi, dottore, abbiamo Mara di Pesaro, che chiede: l'ecocardiogramma è sufficiente per prevenire qualsiasi tipo di rischio? L'ecocardiogramma, nel caso in cui la patologia sia espressa, è estremamente importante perché ci fa partire con l'iter diagnostico. Però purtroppo in alcune patologie come il Brugada, il QT lungo o anche la fibrillazione ventricolare idiopatica, purtroppo non ci dice molto perché si ha un cuore strutturalmente sano. Nella cardiopatia ipertrofica, nella cardiopatia ritmogena del ventricolo destro, nella cardiopatia dilatativa invece ci orienta già nel livello di rischio a cui il paziente Bene, poi dottore abbiamo Martina di Macerata che chiede: dopo i 40 anni, ogni quanto bisogna fare controlli per scongiurare l'insorgere di qualsiasi rischio? è. Ma diciamo che la cosa più importante dopo i 40 anni è innanzitutto, al netto, ripeto, dei sintomi e della familiarità, il controllo dei fattori di rischio. I fattori di rischio cardiovascolare sono ormai noti: il diabete, l'ipertensione, il fumo di sigaretta, la familiarità che purtroppo è ineliminabile, lo stress emotivo, anche l'iperuricemia, quindi un controllo, diciamo, dei fattori di rischio è la prima cosa da fare. E poi è buona norma, specialmente nelle persone che fanno un'attività fisica superiore a quella usuale, fare una visita cardiologica annuale, eventualmente anche con prova da sforzo. Bene, poi abbiamo Giorgio Di Pedaso che chiede: l'ecocardiogramma è consigliato già in pubertà e per chi svolge attività agonistica? Allora,
ho detto già riguardo all'idoneità sportiva agonistica, non è obbligatorio, però è sicuramente consigliato. È Consigliato, consigliato ecco. Per perché stare più tranquilli, insomma. per stare sicuramente più tranquilli, ma a maggior ragione quando c'è qualche altro elemento, per esempio un'ecstasistolia frequente o un sintomo non chiaro, che orienta il sospetto verso qualcosa di non tranquillo. Poi abbiamo Mattia di Macerata che chiede: quali sono gli esami indispensabili per prevenire l'arresto cardiaco? Quelli che L'abbiamo già detto, l'abbiamo già detto, abbiamo sì. già elencati tutti. E poi abbiamo Simone di Ancona che dice: ho 55 anni ed ho avuto un lieve infarto, ma ora sto bene. Gli chiede: che tipo di accorgimenti mi consiglia per evitare qualsiasi rischio? Allora, in questo caso, questa è una domanda, una buona domanda che consente anche un po' di allargare il campo, perché parliamo di una situazione molto, molto diffusa, cioè una cardiopatia ischemica relativamente stabile in un paziente, diciamo, anche relativamente giovane. Ecco, in questo caso quello che è importante è vedere per esempio la frazione di eiezione, fare un ecocardiogramma nel quale si vede che la funzione di pompa del cuore è stata comunque conservata, che la quantità di cicatrice che questo cuore ha avuto dall'infarto è ridotta, aiuta, diciamo, a stare relativamente tranquilli. Poi ovviamente sono importanti i sintomi, se la persona svolge un'attività normale, senza limitazioni, la sua attività di tutti i giorni, anche un'attività, diciamo, connaturata con la sua età, è chiaro che questo è indirettamente un indice di benessere. Bene, poi abbiamo Giovanni di Ancona che chiede: a che cosa serve il cateterismo cardiaco? Il cateterismo cardiaco è una parte della coronarografia. Io ho accennato alla coronarografia come esame di terzo livello, come esame, diciamo, più completo per vedere le coronarie. Il cateterismo cardiaco invece è quello che prelude alla coronarografia perché misura tutta la parte emodinamica di come il sangue si muove all'interno delle camere cardiache. E adesso ha perso in parte di importanza perché molte delle informazioni che sono ottenute con il cateterismo sono ottenibili con l'ecocardiogramma, ma riveste un'importanza ancora essenziale nei pazienti in cardiologia pediatrica, per esempio, per anomalie pediatriche complesse, o anche per l'ipertensione polmonare, che è una patologia che diciamo, si sta diffondendo molto come conseguenza anche di tromboembolismo ripetuto a livello polmonare e che necessita appunto del cateterismo cardiaco per definire, per esempio, il livello della ipertensione polmonare. Poi abbiamo Massimo di Civitanova Marche che dice: ho 58 anni e pratico due partite di calcetto alla settimana. E chiede: pensa possa essere rischioso alla mia età? Intanto complimenti a questo telespettatore che a 58 anni fa ancora due partite di calcetto. Immagino che faccia il cosiddetto slow football, che adesso va tanto di moda, cioè il calcio, diciamo, praticato ad intensità ridotta. Ma in assoluto non c'è un rischio, anche qua bisogna vedere questa persona che tipo di profilo ha, profilo di rischio, se è ipertenso, se ha il diabete, se ha il colesterolo a posto, se ha una familiarità per morte improvvisa di sotto i 60 anni, se fuma, tutte cose estremamente importanti, se ha avuto dei sintomi premonitori che ha volutamente trascurato, il dolore quando fa lo sforzo, il dolore a riposo o da freddo, una sincope improvvisa, un'aritmia improvvisa, se tutto questo è assente, direi che la persona in questi casi vige il buonsenso. Se invece c'è qualcosa che può aumentare l'indice di sospetto, è chiaro che magari fare degli accertamenti più approfonditi non è sbagliato. Certo, poi abbiamo dottore Carla Di Fermo che dice: mio padre soffriva di scompenso cardiaco, io mi sono sottoposta a tutti i controlli, le prove da sforzo ed anche l'ecocardiogramma e chiede: posso ugualmente correre dei rischi? Ma lo scompenso cardiaco, diciamo, è una sindrome molto diffusa nel nostro tempo, perché può essere la conseguenza di una cardiopatia ischemica, cioè di un infarto in cui poi si è avuta anche una dilatazione delle camere cardiache, che quindi il sintomo è lo scompenso, o anche primitivo, o anche secondario alla pressione. Diciamo che non c'è una chiara familiarità, tranne che in alcuni casi e in alcune sindromi estremamente rare, in cui ci sono anche delle chiare correlazioni genetiche. In assoluto non è così, però è bene che la persona faccia degli accertamenti, a prescindere dal fatto che il padre, magari anche anziano, può avere lo scompenso cardiaco. Certo, poi abbiamo Marta Di Jesi che chiede: un forte stress che provoca un'emozione troppo forte, determinando una velocità all'impazzata del cuore, può provocare un arresto improvviso? Sì, è anche questo un aspetto estremamente importante che, diciamo, si sta diffondendo come conoscenze nell'ultimo periodo. Si parlava una volta della morte di crepacuore.
Ebbene, tutto questo è stato poi realmente dimostrato nella cosiddetta sindrome di Tako-Tsubo, nella quale si ha in questi casi una improvvisa perdita della funzionalità del cuore e un'aritmia conseguente a questa cosa può portare anche alla morte improvvisa. Se però poi Caspita. questo stress fortissimo, improvviso, recede, si può avere una totale restitutio ad integrum, proprio perché non è una patologia primitiva delle coronarie, cioè noi facciamo la coronografia in questi pazienti e troviamo cosiddette coronarie integre, cioè non troviamo ostruzioni aterosclerotiche delle coronarie, ma è chiaro che c'è stato un fattore esogeno, un primum movens, cioè un fattore scatenante che può essere appunto una forte emozione che attraverso questa catena di eventi può portare alla morte improvvisa. Bene, poi abbiamo Francesco di Pesaro che chiede, la combinazione alcol e droga può portare all'arresto improvviso del cuore? Beh sì, la cocaina è stata una delle droghe purtroppo più studiate e si è visto proprio che dà un tipo di alterazione ultrastrutturale precisa, proprio delle miofibrille del cuore che vanno come se andassero, tra virgolette, in tetano, e l'abuso di cocaina dà proprio questo tipo di problema. La sovrapposizione dell'alcol, quindi con la modificazione anche dei parametri metabolici del cuore, può chiaramente accentuare di molto questo meccanismo. Quindi è un cocktail veramente esplosivo. Poi abbiamo il dottore Marco D'Ancona che chiede, gli stili di vita possono incidere sulla morte improvvisa cardiaca? Ci sono delle misure preventive? Sì, nella misura in cui appunto non si controllano le cose note, cioè, di cui ho parlato precedentemente, a parte la familiarità che purtroppo ce la portiamo dietro e che purtroppo è in parte anche influenzata dal cosiddetto polimorfismo genetico, ma c'è il discorso della pressione non controllata, del diabete, del fumo, del colesterolo alto, dell'iperuricemia, tutte cose che andrebbero controllate in maniera molto accurata nel corso di anni, specialmente nelle quinte e seste decadi della vita. Poi abbiamo Lorenzo Di Fano che dice: a mio padre è stata diagnosticata una sincope di origine sconosciuta ed è molto preoccupato. Che cosa possiamo fare? Beh, questo è un argomento anch'esso estremamente ampio. La sincope è un evento estremamente frequente. Può capitare in maniera del tutto inattesa, per esempio la cosiddetta sincope neuromediata di tipo benigno, la classica sincope delle persone anche giovani, in particolar modo donne giovani, che svengono magari in chiesa quando sono in piedi per molto tempo oppure durante il prelievo di sangue. Quella è una sincope cosiddetta vasovagale ed è una sincope benigna. Però nel mare magno della sincope si può arrivare anche alla sincope di tipo cardiogeno, che può appunto preludere a una patologia maligna, come per esempio la sindrome di Brugada o la sindrome del QT lungo o anche cardiopatia ritmogena, eccetera. Per cui la sincope va indagata totalmente con esami diagnostici di primo, secondo e terzo livello, e a questo riguardo, se non si arriva alla diagnosi, uno dei meccanismi, dei tools diagnostici che si utilizzano è l'impianto di un apparecchietto che si chiama Reveal perché misura il battito cardiaco in continuo, dura 2 anni, adesso ne hanno fatti di alcuni tipi anche iniettabili, quindi possono essere impiantati senza un intervento, addirittura in ambulatorio, e monitorando in continuo l'attività cardiaca può far arrivare alla diagnosi, se non si è arrivati alla diagnosi con i sistemi dei quali si è parlato precedentemente. Ecco, bene, quindi si sono fatti insomma comunque dei progressi avanti, ecco. Molti, Bene. molti, molti. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo ecco, il dottor Pietro Scipione per essere intervenuto. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, i tumori dell'ipofisi. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11. Vi ricordo come sempre che potete telefonare alcuni giorni prima la messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande chiamando il numero 071 7574 372 oppure inviare un'email a onertv@libero.it. Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube e tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana.